La scena iniziale del film ci presenta una bambina, Annie, che dorme tranquillamente nella sua camera da letto. All'improvviso, la porta della sua stanza si apre cigolando e una voce profonda e virile chiama il nome di Annie. Proprio mentre grida, la cosa si avvicina e il sangue schizza su una foto di famiglia vicina. La scena si sposta poi in un ambiente completamente diverso, una nuova casa e una nuova famiglia. William, uno psichiatra che incontra i suoi pazienti a casa sua, abita con due figlie, l'adolescente Sadie e la piccola Sawyer. Le loro vite sono state sconvolte dalla recente perdita della moglie di William in un tragico incidente stradale. Sadie decide di indossare i vestiti della madre defunta per andare a scuola, cercando di mantenere un pezzo della memoria della madre. A scuola, Sadie incontra la sua amica Bethany, che le dà un caloroso benvenuto. In quel momento, un'altra ragazza di nome Natalie e il suo gruppo di amiche si avvicinano. Natalie dice a Sadie che non pensa che indossare il vestito di sua madre sia una grande idea e cerca di prenderla in giro. Le cose si scaldano quando Sadie insulta Natalie e questa spinge Sadie, sporcando il vestito della madre con il cibo. Sadie lascia la scuola in lacrime. Nella scena successiva, un uomo di nome Lester arriva nell'ufficio di William in stato confusionale. Sembra molto turbato e vuole urgentemente parlare con William. Mentre Lester si accomoda sulla sedia, non può fare a meno di notare un armadio nella stanza. Chiede a Will se può chiudere la porta dell'armadio. Dopo che Lester ha compilato il modulo del cliente, William imposta un registratore per la seduta. Lester rivela di aver perso tre dei suoi figli, uno dopo l'altro, e che le circostanze della loro morte erano molto misteriose. Crede che qualcosa abbia prosciugato la loro vita. Lester ammette di non essere sicuro di cosa sia esattamente, ma di averlo visto una volta, poco prima che la figlia più piccola, Annie, subisse la rottura del collo. Prima della loro morte, Lester pensava che si trattasse solo della loro immaginazione e il figlio maggiore ha persino cercato di disegnare questa misteriosa entità. Consegna il disegno a William, che rimane scioccato da ciò che vede e si allontana per un momento. Una volta fuori, chiama la polizia e dice loro che nel suo ufficio c'è un uomo che potrebbe essere pericoloso. Ma non si accorge che Lester sta salendo le scale. Nel frattempo, Sadie è tornata a casa all'insaputa di William. Mentre Sadie si dirige verso la sua stanza, sente un rumore. Spaventata, si dirige verso la fonte del suono. Quando Sadie entra nell'atelier, è scioccata nel trovare tutto sparso. Il dipinto della sua famiglia giace rovinato sul pavimento. Mentre si china per ispezionarlo, sente dei tonfi provenire da un ripostiglio vicino. Entra, ma lo trova vuoto. Quando William arriva, le chiede se sta bene, i due rimangono scioccati nel vedere il cadavere di Lester appeso alla porta. Più tardi arriva la polizia e William spiega che Lester aveva parlato di un mostro che credeva avesse preso le vite di tutti i suoi figli. Il detective suggerisce che l'opprimente senso di colpa di Lester o la paura potrebbero averlo spinto a suicidarsi. Quando è ora di andare a dormire, Sawyer si assicura sempre che non ci siano mostri in agguato, chiedendo al padre di controllare sotto letto e nell'armadio. Nello stesso momento, Sadie nota una strana muffa che comincia a formarsi in casa. Più tardi, quella notte, mentre Sawyer tenta di dormire, la porta dell'armadio si apre con forza e vede qualcosa che balza sotto il letto. Quando Sawyer controlla sotto il letto, vede una figura che le ringhia contro, facendola cadere. Sawyer si precipita nella stanza di Sadie e le dice che c'è qualcosa nella sua stanza. Sadie pensa che sia un incubo e dopo aver ispezionato Sawyer, scopre che la sorella minore sta sanguinando a causa di un dente cadente. Sadie dice a Sawyer che conterà fino a 3 prima di sbattere la porta, ma stranamente la porta si chiude da sola dopo solo 2 conteggi, tirando il dente. Sadie si mette a letto con Sawyer e le canta una ninna nanna, nel mentre qualcuno porta via misteriosamente il dente di Sawyer. Anche se il padre è un terapeuta, le sorelle scelgono di andare da un altro terapeuta il giorno seguente per affrontare il loro dolore. La dottoressa Weller vuole aiutare la piccola Sawyer a superare la paura di una cosa che vede il buio. Per farlo, spegne la luce della stanza per dimostrare che non c'è nulla di cui avere paura. Le luci della stanza iniziano a lampeggiare. Dopo un po', vede con orrore la misteriosa entità che striscia sul soffitto. Quando finalmente le luci si riaccendono, la dottoressa Weller cerca di confortarla, insistendo sul fatto che si trattava solo della sua immaginazione. La dottoressa Weller propone una seduta congiunta con la famiglia, ma William rifiuta, non vuole affrontare la scomparsa della moglie. Quella sera, nella sua camera da letto, Sawyer sente la porta aperta e la voce di sua sorella Sadie che le assicura che è tutto nella sua testa. Nel frattempo, mentre Sadie indaga su Lester nell'ufficio del padre, scopre un modulo da lui compilato. Scopre anche una registrazione audio della seduta di William con Lester. Dopo che il padre si è allontanato per andare alla toilette, sente Lester urlare a qualcuno di allontanarsi da lui. Sadie trova il taccuino di Lester nascosto sotto il divano e apprende dalla registrazione che il figlio di Lester ha disegnato qualcosa che è stato strappato. Sadie tenta di rifare lo schizzo ed esce fuori la spaventosa creatura dei lunghi arti. Nel mentre Sawyer controlla fuori dalla sua stanza, la lampadina della stanza di Sadie esplode. Mentre Sawyer cerca di orientarsi nell'oscurità, sente improvvisamente una voce che canta una ninna nanna, proprio come quella di Sadie, ma con un tono più cupo. Allora fa rotolare la sua luce notturna lungo il corridoio fino alla zona buia. Ma la luce notturna torna verso di lei, rotta, e il mostro le appare dietro.
In cucina Sadie intravede una figura nascosta nell'oscurità, ma quando apre la porta del frigorifero la figura scompare. Il giorno seguente a scuola Sadie chiede alla sua amica Bethany un passaggio a casa di Lester. Tuttavia, quando arrivano, il posto sembra abbandonato, con rifiuti sparsi ovunque. Sadie decide di entrare in casa, ma non trova nessuno all'interno. Poiché è ansiosa di scoprire questa cosa misteriosa, lascia il suo numero di telefono sul frigorifero nel caso in cui qualcuno ritorni. Mentre torna indietro, nota una luce tremolante nella casa. Qui scopre che le pareti sono ricoperte da strane radici simili a piante, è la stessa cosa che ha visto in casa sua prima. Mentre esplora la casa, Sadie si dirige al piano superiore, seguendo una scia di candele. All'improvviso vede qualcuno dietro di sé, si tratta di Rita, la moglie di Lester. Sadie spiega che suo padre ha ricevuto una visita da Lester, mostra Rita il disegno che ha trovato e le chiede spiegazioni. Rita rivela poi che questa entità insegue i bambini e che loro la chiamano l'uomo nero. Dice che l'uomo nero si diverte a giocare con le sue vittime, le segue ovunque e può persino imitare il linguaggio umano. All'improvviso avverte Sadie di non muoversi perché è proprio dietro di lei. Rita spara con il suo fucile, facendo scappare Sadie verso l'auto di Bethany. Quando torna a casa, ignora la sorella Sawyer e si precipita in camera da letto. Ma poi il mostro sfonda la porta e si getta su di lei. Sadie si sveglia dall'incubo. Quando va a controllare nella stanza della madre, la trova vuota. È allora che William, suo padre, esce con in mano una scatola con gli effetti personali della madre. Sadie porta la scatola al piano di sotto e scopre altri vecchi oggetti, tra cui l'accendino di sua madre e una videocamera con una registrazione di sua madre che canta per lei quando era piccola. Il giorno seguente, Bethany propone alle sue amiche di andare a casa di Sadie per aiutarla ad affrontare la depressione. A casa, Sadie rivela di avere qualcosa che non dovrebbero avere. Bethany passa la sostanza a Sadie, ma le inizia a tossire in modo incontrollato. Nel bel mezzo del suo attacco di tosse, tira fuori quello che sembra essere un filo e rimane scioccata nel vedere che è lo stesso filo che ha usato per tirare il dente della sorellina. Natalie peggiora le cose registrando la scena con la telecamera della madre. Chiede anche se Sadie può fargli vedere il ripostiglio dove Lester si è impiccato. Quando arrivano lì, Natalie chiude la porta per farle uno scherzo lasciandola sola. Il panico si scatena quando l'uomo nero appare dal buio. Disperata, Sadie riesce a sbloccare la porta. Frustrata, Sadie schiaffeggia Natalie. In preda alla rabbia, le ragazze lasciano la casa, dicendo a William che sua figlia è psicotica. In seguito, Sawyer viene vista giocare quando scorge l'uomo nero nelle vicinanze. L'uomo nero si avvicina al divano, la cerca e alla fine se ne va. Sawyer si alza e si siede sul divano, ma all'improvviso l'uomo nero la scaraventa contro il televisore e subito dopo si risveglia in ospedale. Siede al suo fianco, cercando di confortarla e finalmente crede la storia di Sawyer. Sadie si reca quindi da Rita, la moglie di Lester, che le consiglia di mostrare la forza se l'entità è attratta dalla debolezza. Quando Sadie chiede se crede che possano ucciderlo, Rita l'attacca improvvisamente e usa Sadie come esca per attirare l'uomo nero. Come previsto, l'uomo nero appare. Quando tenta di attaccare, si avvicina alla corda dell'arma carica e l'aziona, facendo crollare il mostro. Rita gli spara di nuovo, ma la vittoria è di breve durata perché l'uomo nero attacca di nuovo e fa a pezzi Rita. Sadie riesce a liberarsi e fortunatamente esce dalla casa. Poco dopo, Sadie riceve una telefonata da William che le dice che sono appena tornati. Gli chiede urgentemente di tornare alla macchina e di trovare un posto illuminato e con molta gente. Ma è troppo tardi e i due vengono tirati con forza in casa. Una volta arrivata a casa, Sadie individua rapidamente Sawyer con addosso le luci di Natale e chiede dove sia il padre. Sawyer le dice che l'uomo nero l'ha portato giù in cantina. Sadie accenna il fatto che ha visto l'uomo nero sanguinare, quindi forse possono fermarlo. Sadie si dirige verso il seminterrato, mentre Sawyer insiste per inseguirla piuttosto che rimanere da sola al piano di sopra. Si trovano faccia a faccia col uomo nero, che lascia cadere il padre e si lancia all'attacco. Fa prima perdere i sensi a Sawyer. Poi si avventa su Sadie, aprendo la bocca e cercando di prosciugarle la vita. Per fortuna, William riesce ad alzarsi e interviene per salvare la figlia. L'uomo nero lo getta via e mentre Sawyer si precipita al fianco del padre, le luci di Natale si spengono. William porge a Sawyer l'accendino della madre e mentre cercano di fuggire, l'uomo nero riappare davanti a loro. Nel momento in cui si avventa su di loro, Sawyer usa la lacca per fermare la creatura. Tuttavia, la lacca si esaurisce. Sawyer getta della benzina sull'uomo nero e Sadie le lancia l'accendino. Il mostro prende fuoco e si consuma tra le fiamme. Il fuoco si diffonde rapidamente in tutta la casa e Sadie vede per l'ultima volta il vestito di sua madre prima di riuscire a fuggire dalla casa in fiamme. In seguito, insieme ai suoi cari, William decide finalmente di chiedere aiuto alla dottoressa Weller. Alla fine accetta di esprimere ciò che si tiene dentro dalla morte della moglie. Ma mentre si preparano ad uscire, Sadie sente che la dottoressa la sta chiamando. Tuttavia, quando torna in ufficio, sente uno strano rumore, mentre la porta inizia ad aprirsi scricchiolando. Sadie si avvicina alla porta, ma prima che possa indagare ulteriormente, la dottoressa torna e le chiede se può aiutarla in qualche modo. Senza dire una parola, Sadie chiude la porta e la storia termina qui. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.